Lo sapevi che è importante lavorare sulla tua zona toracica? Ti elenco almeno tre motivi per i quali dovresti lavorarci un po' su. Motivo numero 1. Una zona toracica più mobile aiuterà anche ad essere più mobili collo, spalle e zona lombare, quindi delle zone che normalmente hanno un sacco di dolore. Motivo numero 2. Una zona toracica sbloccata aiuterà a migliorare il mio respiro, a renderlo più profondo e a correggerlo. Quindi magari riuscirò a gestire meglio lo stress. Motivo numero 3, il rinforzo della zona toracica mi aiuterà a mantenere una postura più corretta. Ciao, io sono Martina e mi occupo di benessere e di salute e principalmente mi occupo di Pilates. Vediamo insieme oggi tre esercizi semplici da eseguire a casa con la softball di Pilates. Sei pronto? Iniziamo! Bene, iniziamo dagli esercizi. Facciamo tre esercizi molto semplici, i basic di Pilates, lo spine stretch, mermaid e anche di sew. Li facciamo in quattro tempi di respirazione, quindi andiamo molto, molto, molto calmi. Quindi un Pilates per principianti. Mi posiziono sul mio tappetino e lavoriamo con la palla sulla pancia. Inspirando ci posizioniamo dritti, quanto più dritti possibile, e dal fuori l'aria, buttiamo fuori tutta l'aria dalla pancia, schiacciamo la palla e chiudiamo il costato come per far prendere la forma della nostra palla. Inspiriamo, siamo fermi e al fuori l'aria ritorniamo nella posizione di partenza. Entra l'aria, sono dritto, al fuori l'aria, la mia zona del costato prende la forma della palla, inspiro e soffio, ritorno dritto. Come hai ben capito, entra l'aria, sono fermo, soffio l'aria, mi chiudo e mi muovo, entra l'aria, sono nuovamente fermo e dal fuori l'aria di nuovo ritorno muovendomi. Quindi la regola è inspiro, sono fermo, entra l'aria, soffia l'aria, mi muovo, entra l'aria, sono fermo e soffio l'aria, mi muovo nuovamente. Lo faccio l'ultima volta, entra l'aria dritto dritto, fuori l'aria, chiudi il tuo stato dentro la pancia, inspira, sei fermo e fuori l'aria, ritorna dritto 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 dritto. Molto semplice, la mobilità del torace in questo caso è una flessione anteriore. Andiamo a vedere il secondo movimento del nostro torace, si tratta di un'inclinazione. Questa è la tua zona lombare, questa è la tua zona dorsale. Mi posiziono frontale, puoi tenere una gamba piegata e una gamba distesa, ma solo per ricordare da che lato devi andare a lavorare. Puoi tenere anche semplicemente le gambe divaricate e lavorare su un fianco. La palla questa volta la metto proprio sul fianco per andare ad eseguire la mia inclinazione. Come prima, il mio costato dovrà prendere la forma della mia palla. Inspiro. Mi preparo, al fuori l'aria vado in inclinazione, lascio uno spazio tra l'orecchio e la spalla e spingo con la palla facendo aderire bene il costato. Inspiro, sono fermo, soffio, ritorno. Quindi vale la stessa regola di prima. Entra l'aria, sono fermo, fuori l'aria mi muovo, entra l'aria, sono fermo e fuori l'aria ritorno al punto di partenza. Aggiungiamo un altro focus. Respiriamo come se facessimo 100 in English. 5 conti, entra l'aria dal naso e 5 conti, esce lentamente l'aria dalla bocca. Proviamo. Entra l'aria, 1, 2, 3, 4, 5. Soffio l'aria, 5, 4, 3, 2, 1, entra l'aria, 5, 4, 3, 2, 1, soffio l'aria, 5, 4, 3, 2, 1, entra, 1, 2, 3, 4, 5, esce, 1, 2, 3, 4, 5, entra, 1, 2, 3, 4, 5, esce, 5, 4, 3, 2, 1. Ricordati che se la tua respirazione non fosse abbastanza lunga per arrivare ai 5 conti, ricordati che puoi fare una piccola apnea. Quindi, esempio, non riesco ad arrivare fino a 5, arrivo fino a 3, quando entra l'aria, posso fare una piccola apnea che mi va a compensare i 2 conti rimanenti. Come anche quando butto fuori l'aria, se non riesco ad arrivare
ai 5 conti con il soffio, posso eventualmente andare a compensare con un'apnea espiratoria per i 2 conti mancanti. Che cosa succede in questo modo? Vado piano piano ad ampliare il mio respiro anche per quella parte di apnea che mi manca, quindi cercherò di rendere nel tempo il mio respiro sempre più lungo. Questo in realtà è l'obiettivo di Andred. Andiamo a vedere il nostro terzo esercizio, che è The Saw. Possiamo anche rimanere con le gambe divaricate, ricordati dei piedi a martello e attivi. Il nostro focus sarà l'idea che ci sia qualcuno che ci va a trascinare laterali. Noi useremo la palla per rotolare sulla nostra gamba. Metti una mano alla nuca, entra l'aria come prima, sono fermo, al fuori l'aria faccio una torsione, faccio una inclinazione, inspiro, rimango nel mio allungamento e dal fuori l'aria di nuovo ritorno. Valgono le stesse regole di prima, entra l'aria, sono fermo, fuori l'aria 5, 4, 3, 2, 1, rimango, inspiro, 5, 4, 3, 2, 1 e poi ritorno, soffio. Inspiro 5, soffio 5, inspiro 5, soffio 5, ancora inspiro 5, soffio 5, inspiro 5 e soffio 5. E ovviamente devi farli anche dall'altro lato, mi raccomando. Se questo video ti è stato utile, mettimi un like, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato e ovviamente seguimi. Ci vediamo nei prossimi video. Ti ricordo che ho fatto un video precedente nel quale andavamo a fare anche un'estensione del torace mettendo la palla proprio qui. Ti rimando a quel video. Ci vediamo presto.